Ben ritrovati a Tensione Evolutiva 3.0, edizione proprio veramente speciale del 1° maggio. Avete visto i nostri grandiosi ospiti di oggi. Io vi invito ancora ad andare a provare questo ottimo ristorante, il Papilla. Magari andateci stasera e fate il nostro nome, che così magari vi fanno una bella offerta speciale. E adesso abbiamo una sorpresa. Mandiamo adesso un servizio dei nostri inviati Sergio Labella e Lucio Parise in occasione, pensate un po', della presentazione di un noto professore, del professor Goggi, sul filosofo contemporaneo e tuttora vivente, il professor Emanuele Severino, notissimo filosofo italiano. L'evento, pensate un po', si è svolto il 13 di aprile nell'aula Paolo VI dell'Università Pontificia Lateranense a Città del Vaticano. Per cui adesso mandiamo l'intervista e questo bellissimo inserto fatto dal dottor Labella e da Lucio Parise. A dopo! Apposta per questa presentazione dal Teheran. Eccellenza, chiarissimi professori, illustri relatori e carissimi studenti, con molto piacere rivolgo a voi tutti un indirizzo di saluto in occasione della presentazione del volume che avete sott'occhio su Emanuele Severino, composto da uno dei suoi discepoli più qualificati, il professor Giulio Goggi, qui presente. Questa serie filosofica è ormai giunta al suo 7° volume e molti altri volumi sono stati programmati da due anni a venire. Ho più volte espresso il mio entusiasmo su questo progetto editoriale perché è in qualche modo l'espressione della qualità scientifica della nostra università e al contempo è un valido strumento per far conoscere il panorama filosofico nel quale i filosofi italiani del Novecento hanno saputo costruire una storia del pensiero unitamente a un profondo senso critico sulle cose che andavano pazientemente indagate. Aspetti importanti che sono alla base della costruzione di un pensiero sempre vivo e vivace. Grazie a Sua Eccellenza, Monsignor Pancolo, per i miei saluti. L'ordine dei lavori sarà il seguente. Prenderà la parola Monsignor Stagliano, che oltre ad essere vescovo di Porto è anche un fine teologo, e quindi che conosce molto bene il pensiero di Severino, e quindi ci dirà non solo quello che ha ricavato dalla lettura del testo di Giulio Goggi, ma anche quello che attraverso lo studio del pensiero Severino ha maturato in questi tempi. E poi leggerò l'intervento del professore De Giovanni, che anche lui per limita di età purtroppo non può essere presente, e poi daremo la parola al professore Goggi, autore del volume, e infine al professore Pasquale, che per fare una sintesi cercherà di darci ulteriori chiavi di lettura. Allora la parola a Monsignor Stagliano. Ome o vita, domande come queste mi presentano un'infinita schiera di infedeli, città granite da spositi. Ome o vita. E cosa c'è di nuovo in tutto questo? Prima si pensa con i pensieri degli altri, con gli autores, i classici, i moderni e i contemporanei. E poi, man mano che li frequentiamo, impariamo a pensare con i nostri pensieri.
l'augurio che ciascuno di noi, dopo aver frequentato questi grandi testimoni del pensare, possiamo pensare con i nostri pensieri. Grazie. Università Lateranense a Roma, in presenza del professor Gocci. E c'è l'occasione oggi della presentazione del suo libro. Che impressione le fa essere qui in queste aule da autore? L'emozione prima di tutto mi ha attraversato e dopodiché anche il grande onore di discutere con Sua Eccellenza Monsignor Staglianò. Ecco, l'autore che lei ha trattato nel suo volume è Emanuele Severino. Lui ha avuto ad un certo punto un momento dialettico di confronto con la dogmatica cattolica. Come mai viene da lei e soprattutto qui in questa sede viene celebrato come pensatore italiano del Novecento? Severino è un filosofo che potremmo dire non ha bisogno di presentazione. Dalla sua scuola, dalla sua lezione, ecco, sono uscite le principali intelligenze filosofiche italiane. Per la profondità del suo pensiero, per la profondità delle sue analisi, si è confrontato con filosofi, con economisti, con giuristi, con teologi. Faccio solo qualche nome, Piero Coda. Angelo Scola, è uscito proprio recentemente un testo che intitolato Il morire tra ragione e fede, che raccoglie in qualche modo che rende conto di un dialogo che hanno avuto i due, il filosofo e il teologo, se non ricordo male, nel 2009 a Padova, e quindi si è confrontato con il principe della Chiesa, Angelo Scola. Pierangelo Sequeri, forse uno dei più grandi teologi che abbiamo in Italia, e considera quello di Severino come, anche dal punto di vista teologico, un punto di non ritorno. Quindi occorre confrontarsi con il pensiero di Severino, e forse è emerso anche nella giornata di oggi come il pensiero di Severino sia così stimolante anche per un teologo, anche per le questioni che pone. Quindi certamente c'è stato la condanna nel 1970, il Santo Uffizio che ha decretato l'incompatibilità del discorso di Severino con il cristianesimo, ma ciò non toglie che i rapporti tra Severino e gli esponenti, anche più alti esponenti della gerarchia ecclesiastica, sono sempre stati ottimi. Il dialogo è continua e la pubblicazione di questo testo è una conferma che il dialogo continua ancora. Beh, questo è molto bello perché significa che le idee, delle persone, dei grandi pensatori alla fine accomunano anche quando possono essere diverse, possono essere divergenti. Questo è un bel messaggio. A parte un accesso dal grosso pubblico, io credo che il suo libro invece sia un elemento molto importante che potrà portare molti lettori sia sulle sue opere ma anche sulle opere del professor Severino. Questo è un testo di cui sono soddisfatto perché credo sia una buona introduzione per chi proprio non conosce Severino, ma può essere di interesse anche per chi Severino già lo conosce, soprattutto per l'ultima parte che tratta di un tema che, per quanto ne so io, ancora rispetto al quale non sono uscite degli studi specifici, e quindi anche gli esperti del discorso Severino possono trovare lì del materiale da sviluppare e con il quale confrontarsi, ovviamente. Ecco. Poi insomma il professor Severino le ha dedicato anche un suo commento alla sua opera e quindi si è visto rispecchiato nel suo libro. Questo mi fa onore e ringrazio il professor Severino che stava che sullo sfondo del discorso c'era Severino. Molto bene, grazie professore, grazie e complimenti e auguri per la sua opera, grazie. Siamo qui alla Pontificia Università Lateranense con il professor Gianluigi Pasquale. Abbiamo visto una conferenza su un autore contemporaneo. C'è una collana di libri che trattano di autori filosofi contemporanei. Qual è il logos, la ragione di una collana di questo tipo? Allora, la collana si intitola Filosofi italiani del Novecento.
Nacque, a dire il vero, a Gerusalemme nel 2010 con una reciproca intuizione. Il professor Caltagirone mi suggerì che effettivamente i filosofi in Italia del Novecento potevano portare una tradizione non solo alla nostra penisola, ma anche fuori dall'Italia, e che noi di fatto pensiamo con categorie filosofiche, e cioè teoretiche, di quegli stessi filosofi che sono stati i nostri maestri. Si trattava di scegliere dei filosofi di calibro, filosofi che rispecchiassero tutta la penisola italiana, e poi di trovare una casa editrice. E per un, penso dal punto di vista credente, per la Divina Provvidenza, ma poi anche per motivi fortuiti, la casa editrice è stata trovata qui, nella Pontificia Università Lateranense. La collana ha un comitato scientifico, quasi tutti di professori, si chiamano laici, cioè di professori che insegnano nelle università di Padova, di Palermo, di Roma, e vuole promuovere, proprio anche a discapito di quello che sta succedendo oggi, i nuovi filosofi che sono giovani e che magari non riescono a, per così dire, collocarsi nell'arena accademica attuale. Ha uno stigma di caritas intellectualis, cioè di amore intellettuale. Questo è molto bello. E in questa aula oggi abbiamo sentito trattare di un filosofo contemporaneo e tuttora vivente, che è il professor Severino, da parte appunto di un autore di una monografia su di lui, che è il professor Gocci. E abbiamo saputo che il pensiero di Severino ad un certo punto si era un pochettino allontanato dalla dogmatica cattolica cristiana. Mi sembra che oggi ci sia avvenuto un ricongiungimento, almeno ideale, perché le grandi idee alla fine non separano mai completamente. Cosa ne pensa il teologo e il filosofo? Ecco, questa è la frase più importante: le grandi idee non separano mai completamente, perché le idee piuttosto uniscono. Si può dire che oggi, 13 aprile del 2015, senza tema di smentita, c'è stato il ricongiungimento, per così dire, tra il pensiero severiniano, che era un professore docente alla Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata da padre Agostino Gemelli, un francescano, che in un articolo già citato, Ritornare a Parmenide, aveva assunto una posizione non così diametralmente contraria alla teologia cattolica, ma piuttosto a quella che si potrebbe chiamare eventualmente una filosofia cristiana, se esiste una filosofia cristiana. Infatti, il recensore, cioè colui che controllò un po' gli scritti del professor Emanuele Severino, che si dichiara ancora cattolico, sia chiaro, almeno come di scelta esistenziale, furono letti, si dice censurati, da un altro religioso, il padre Cornelio Fabbro. Poi questo provocò, per così dire, un allontanamento tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Emanuele Severino, che è tuttora vivente, ha 87 anni, ma non fu naturalmente un allontanamento burrascoso, fu progressivo. E prima lo invitarono a ritrattare, lui, come abbiamo sentito, non se la sentiva di ritrattare, perché il suo pensiero è, per così dire, un po' chiuso, incapsulato in una, si dice, incontrovertibilità che è difficilmente penetrabile, cioè si è come chiuso in una barricata. E da l'uscita di Severino da Milano nacque di fatto la Facoltà di Filosofia di Venezia, ma qui c'è da aggiungere che anche lì poi si è diramata in due: coloro che sono stati severiniani e coloro che si sono staccati da Severino, come per esempio, ma lo dichiara lui stesso, è il professor Carmelo Vigna. Quindi si può dire non più la filosofia come ancilla teologie, bensì fede e ragione che si compenetrano e si completano. Sì, sono reciprocamente l'una legata all'altra. La fede, per potersi trasmettere, ha bisogno di essere capita. Però è anche vero che per capire il mondo bisogna credere. Noi qualsiasi atto di intelligenza compiamo lo determiniamo sempre con un alcunché di fiducia, anche quando razionalmente, visto che siamo in ambiente, diciamo, veneziano, prendiamo un vaporetto, noi abbiamo sempre o compiamo sempre quell'atto di fiducia, che quindi è razionale, che il vaporetto non vada a fondo.
Ecco, abbiamo qui il professor Calogero Caltagirone, che è uno dei cofondatori di questa collana sui filosofi italiani del Novecento. Come mai la scelta di fare una collana su filosofi italiani, professore? Perché il pensiero filosofico italiano è un pensiero vivente. Contrariamente a quanto si possa pensare, il pensiero filosofico italiano del Novecento ha un'articolazione riflessiva ampia, si interessa di diversi aspetti della vita delle persone, dell'esperienza delle persone e viene a tematizzarlo in una riflessività filosofica che copre molti ambiti della vita quotidiana. Qual è, secondo il suo osservatorio, l'interesse per questi grandi temi della filosofia da parte dei giovani? Allora, se i giovani sono messi nelle condizioni di confrontarsi al di fuori di quello che può essere un appariscente festival di filosofia nelle grandi masse, ed è legato lì al fatto della presenzialità, cioè, ci sono stato perché c'era quella persona, ma in realtà non ha dialogato con nessuno, nel momento in cui i giovani sono messi nelle condizioni di confrontarsi con un testo filosofico o della filosofia antica o della filosofia moderna o della filosofia contemporanea, dato che la teorizzazione filosofica investe sempre le questioni di senso dell'umano, un giovane che è alla ricerca del senso della vita, dell'orientamento significativo da dare alla sua vita, trova nella pratica della riflessione filosofica degli elementi che non sono legati solo e esclusivamente a una professionalizzazione, l'andare a insegnare, ma un senso di una maturazione, di gustare l'umano che ciascuno di noi è. Socrate parlava di antropine sofie. Ecco, attraverso il contatto con i maestri del pensiero, ciascuno impara a pensare i propri pensieri con i pensieri degli altri, però poi pensando i propri pensieri si scopre grande interprete della propria esistenza e solo così può progettare il futuro. Anche questa è una bella lezione. Quindi parlavamo prima di 7 volumi già usciti dalla collana, ce li vuole ricordare? Sì, il primo volume è una monografia su Nicola Bagnano, che molti conoscono come storico della filosofia perché la maggior parte degli studenti dei licei ha studiato sui manuali di Nicola Bagnano. Ma Nicola Bagnano è uno dei più grandi filosofi italiani del Novecento perché non solo all'inizio del suo pensiero si è confrontato con le nuove teorie scientifiche, relatività e meccanica quantistica, ma poi ha elaborato una sua forma di esistenzialismo positivo, alternativo a quello sartriano, a quello di Aspers e a quello di Heidegger, per cercare di cogliere la dimensione della possibilità dell'esistenza come forma realizzativa dell'umano. Potremmo dire una forma di esistenzialismo umanistico, un umanesimo all'italiana. Non a caso poi nell'ultima fase del suo pensiero a Bagnano si è concentrato con la pubblicazione dei libri che sono andati a grande pubblico sul tema della saggezza della vita e sul tema del senso della morte. E questa monografia su Bagnano l'ho curata io. E poi l'altra monografia, il secondo volume che è uscito, è su Gustavo Bondadini, che è stato professore di filosofia alla Cattolica per tantissimi anni, compreso professore di Emanuele Severino, e che ha formato intere generazioni di filosofi che ancora sono viventi e di cui la maggior parte occupano cattedre di filosofia ancora nelle università italiane. Poi il terzo volume che è stato pubblicato è una monografia su Armando Carlini, discepolo di Giovanni Gentile ed è stato professore di filosofia teoretica all'Università di Pisa, curato dal professore Messinese che insegna a questa università lateranense. Il quarto volume è stato una monografia su Cornelio Fabbro, grande filosofo tomista del Novecento, con il quale Severino ha dovuto confrontare il suo pensiero, poi era un censore della Sacra Congregazione e la condanna a Severino deriva in fondo dai giudizi che Fabbro ha dato sull'opera di Severino, almeno fino a quel momento quella che era stata prodotta. Poi un quinto volume riguarda una monografia su Quinzio, Sergio Quinzio, curata da Leopoldo Sandonà. Quinzio è un filosofo anomalo perché non ha mai insegnato nelle cattedre universitarie, non ha mai insegnato all'università, però l'abbiamo voluto inserire in questa collana perché rappresenta il tipo del pensatore religioso alla Soren Kierkegaard e quindi l'abbiamo inserito in questa collana anche perché con le grandi tematiche esistenziali che ha affrontato, il tema della morte, del dolore, della tragedia in Dio, del tema del nichilismo, sostanzialmente permette alle nuove generazioni di confrontarsi con un pensiero che fecondo, anche perché rileggeva questo grazie all'interpretazione del testo biblico e quindi il rapporto tra Bibbia e filosofia. Poi c'è un sesto volume che riguarda una monografia su Pareson, altro filosofo italiano importante che ha creato una scuola a Torino.
e curato da Francesco Franco, un giovane studioso della Sardegna. E anche qui Parison elabora una forma di pensiero aperto e nello stesso tempo tragico, perché arriva a pensare la possibilità del male in Dio, discorso temerario, si confronta molto con il tema della sofferenza, almeno l'ultimo Parison, sul tema della sofferenza, sul tema del dolore, letto alla luce di Dostoevskij, di Schelling e di altri. Il settimo volume è questo su Emanuele Severino che oggi abbiamo presentato. Anticipo l'ottavo volume perché sarà una monografia su Pietro Prini. E accanto a questa monografia verrà pubblicato anche un inedito di Pietro Prini, che è una storia della filosofia rivisitata secondo il pensiero di Prini, e che sarà presentato nel mese di ottobre in un seminario di studi che si terrà al Collegio Borromeo di Pavia, città natale di Prini. Quindi è una collana in progress e tanti altri sì, perché veramente sono tanti i testi che abbiamo pensato, tanti gli autori da affrontare, e dico sempre nella grande possibilità di mettere insieme autori noti e autori meno noti, perché vogliamo coprire il panorama della filosofia italiana del Novecento, che ripeto ancora una volta è una filosofia fortemente vivente e che ha tanti gradi di originalità da trasmettere anche a contesti culturali altri. Bene, ringraziamo il professor Calogero Caltagirone e qui dalla Università Pontificia Lateranense alla linea ALP Network. L'Associazione Culturale Salutaria, in collaborazione con LP Network e Clinica Dentale, organizza una serata conferenza sui benefici dell'alimentazione vegana, sabato 9 maggio alle ore 19, presso l'ex trattoria Nogarazza in via Sant'Agostino ad Arcugnano Vicenza. Al termine della conferenza verrà servita una cena con menù vegano al costo di 30 euro. Per prenotazioni telefonate al 335 134 0065 oppure 0444 357730. La serata verrà ripresa dalle telecamere di LP Network per la trasmissione salutaria. Buon pomeriggio, mi danno Stream Quint, che quindi vi presento l'organico, che quindi è Fabiano Guidi Colombo alla chitarra, Mirko Zanzari al basso, Stefano Sant'Angelo a mandola e anche mandolino dopo, che potremo vedere in seguito, e Alessandro Chiarelli al violino. Io sono Riccardo Targhetta. Che dire di Mideando? Perché ci chiamiamo Mideando? Probabilmente che è così. Diciamo che il nome è stato così, ci ha fatto lavorare per un po' di tempo per non avere un nome che si usa sempre magari in inglese, cose che non ci rappresentano. Abbiamo scelto, per dire, il gerundio del mi, ma mi ideando, ideando in mi, no, forse un po' presa per i capelli, io ne ho pochi, comunque vabbè, l'abbiamo cercato di fare, e questo è, ci è rimasto negli anni, che sono ormai una ventina d'anni più o meno che suoniamo insieme, magari la formazione ha avuto dei cambiamenti, questa è la formazione che da quanti anni è, Stefano? Che 10 anni. 10 anni circa, che è così stabile. Naturalmente abbiamo iniziato anche noi, come forse tutti i gruppi, a fare cover. Abbiamo iniziato soprattutto a fare un country, perché Stefano viene dal country, ha fatto molti anni di old time country, e forse gli strumenti anche potrebbero portarci a quella musica. Dopo abbiamo abbandonato quello stile per fare delle nostre composizioni che vi presentiamo stasera, qualche nostra composizione e qualche anche cover riarrangiata alla nostra maniera. Come questo primo brano, che è di nostra composizione, che è inserito nel nostro ultimo lavoro, Seguendo le nuvole, che si chiama Il passo forestiero. Il
passo forestiero è come un'onda che il vento spinge a terra con la sua forza. Il passo forestiero son note strane, leggende di uno zingaro e suo violino, voce di racconti e terre lontane, storie, storie ricche dal forte odore, affetti che ritornano come un mare, lacrime lasciate da ricordare. E sotto il sole scopri che hai bisogno di quel calore. Non ti fa paura quell'allegria che l'anima riempie, non va più via. Ti prende all'improvviso, ti prende dritto al cuore, è forte è il suo sapore. Ti prende dritto al cuore, ti prende all'improvviso, è forte è il suo sapore. Grandine veloce ti sorprende.